È uscito questo articolo sulla Repubblica che riprendeva un articolo uscito su L'Economist. E cosa dice questo benedetto articolo? Allora, io ho preso naturalmente il riquadretto dell'immagine, che è abbastanza forte ma è fatto a livello fumettistica di disegno, del pollo. L'articolo parlava di come fa un pollo da pochi grammi in poco tempo a pesare oltre 4 kg e ci si scandalizzava per questa cosa, perché appunto questo pollo, questi polli che vengono messi in questi allevamenti intensivi e tirati su in pochissimo tempo, meno di 2 mesi, tra i 40 e i 60 giorni, e che diventano oltre i 4 kg. Se volete leggervi l'articolo andatevi a riprendere Repubblica, che c'è poi sul sito online, e riprendete questo articolo. Quindi tutti scandalizzati da questa cosa. Ormai sappiamo che su 30 miliardi di produzione più o meno, che è quella del mondo animale, 23 sono del pollo. Perché? Perché si diceva che la carne rossa non fa bene, perché, e quindi tutti si sono spostati sulla carne bianca. Spostandoti sulla carne bianca è anche un fattore molto più facile per un allevatore, soprattutto un allevatore intensivo, allevarli, perché chiaramente devi prendere sto capannone, metterli dentro, ti serve pochissimo personale per gestire una miriade di quelli che sono i tuoi polli, e così in poco tempo, per uno studio anche di genetica fatto sul pollo, quindi questo crescimento tra incroci di varie razze, otteniamo questo pollo che geneticamente è come se tu prendessi il Ferrari e vai sempre a tavoletta. Lui cresce anche se tu lo lasci fuori in mezzo al prato, lui cresce sempre, perché di natura, di genetica, c'è questo accrescimento esponenziale, tant'è che poi le gambe non lo sorreggono, si siede, non riesce quasi a camminare, e tutto quello che sono le problematiche. Ma io non mi voglio focalizzare su questo, perché secondo me è storia vecchia passata, cioè nel senso che ormai se ne vedono di ogni di questi articoli, ma anche di servizi che abbiamo visto, no? Su questi allevamenti, quindi è inutile tanto scandalizzarci su queste cose, che ripeto è giusto denunciare, perché è giusto denunciare se ci sono maltrattamenti o quant'altro, ma è anche dall'altra parte, come avevamo già fatto un video, attenzione, perché sono legalmente riconosciuti, e quindi anche qua non è che ci sia molto da fare. Però quello che io voglio dire è che sull'articolo non c'è mai il rovescio della medaglia, cioè voi fate degli articoli, cari giornalisti, dove mettete sempre queste attività, diciamo, per dare uno scandalo, perché naturalmente quello che è la scena brutta, il brutto articolo fa sempre più audience, più movimento rispetto a una scena idilliaca, bella e quant'altro, e quindi ci si spinge su questa fascia. Chiaramente il consumatore, se io fossi un consumatore, io non mangerei più carne di pollo, perché mi fai vedere sti capannoni, mi fai vedere questo qua, mi dici che ci sono gli antibiotici, mi fai vedere che ci sono dei maltrattamenti e quant'altro, carne di pollo io non ne mangerei più. Ma questo è fuorviante, perché non fai vedere anche l'altra realtà? Cioè tu dici, sì signori, ci sono questi che allevano questi polli in tot capannoni di qua e di là, ma ci sono anche questi che hanno fatto altre scelte, che fanno investimenti, che non guadagnano con gli stessi guadagni di una produzione intensiva industriale, che si danno da fare per fare della ricerca, che studiano il benessere animale, che sono implementati da quelle che possono essere dei pool di veterinari alimentaristi per far sì che la loro carne sia superiore, di fare un prodotto diverso ma fatto con il cuore. E quindi, secondo me, se vuoi informare il consumatore, informalo fino in fondo, cioè sì, fagli vedere, denuncia pure quelle che sono le parti brutte, ma fagli anche vedere che c'è una scelta dall'altra parte, dove può andare, dove può scegliere e dove può capire che ci sono certe persone che ci tengono a fare un certo tipo di lavoro, che esula da tutto quello che c'è scritto nell'articolo. Altri allevamenti ci sono e sono ben concreti, da persone che ci credono. Io tra l'altro ho fatto proprio un libro su questo, Tutto parte dalla terra, per descrivere anche quelle piccole realtà che cercano di fare un prodotto diverso. Quindi la scelta ce l'hai, giusto denunciare, ma giusto anche far vedere chi lavora in altro verso e altro senso.